Ciao ragazze, bentornate nel guardaroba di Too Style. Oggi puntata speciale perché pensavo di parlarvi delle scarpe, quindi dell'oggetto del desiderio, ossessione femminile, e quindi quali sono i modelli in da acquistare o da conservare e quali quelli out, e cosa fondamentale come abbinarli al giusto outfit. Assolutamente da acquistare, comprare, magari ce l'avete anche già della scorsa stagione, una, le chiamiamo slippers, rientrano nella categoria poi delle loafer, quindi che sia un mocassino o che sia la pantofolina da camera rivisitata come questa o la versione con le borchie piuttosto che jacquard, da abbinare magari a dei micro dress, delle micro gonne, dei pantaloni, diciamo che si sposa un po' con varie tipologie di outfit. Sicuramente ancora in auge la zeppa, che io indosserei per lo più con il jeans a zampa perché serve a slanciare. Ancora di gran tendenza l'ankle boots, che sia in suede o che sia in pelle, che lo abbinate a dei vestitini chiffon leggeri, fantasia, col giubbino di jeans, avete presente, o anche al pantalone, vanno benissimo, e da preferire sicuramente al cuissard d'estate, vi prego, non fatemi vedere quegli abbinamenti allucinanti tipo stivale altissimo in pelle e minigonna, zero. Assolutamente attuali e viste in passerella le scarpe con gli inserti in inserti animali, che siano poi pitone, maculati, e che siano poi mixati a dei colori sgargianti come questi, che non è fluo, mi raccomando, perché il fluo l'abbiamo abolito, ma un giallo limo ancora ammortizzato da un cipria, però rivitalizzato a sua volta da un gold, ben vengano. Decisamente di tendenza le scarpe metal, qui le vediamo nella versione sandalo, che io trovo super moderne. Di solito siamo abituati a pensare che il sandalo vada con l'abitino bonton. Secondo me il sandalo, anche con un jeans baggy di quelli boyfriend un po' morbidi, risvoltati, o con il pantalone con le pants, anche quello risvoltato, un po' maschile, no? Icino, sono perfetti. Ancora la sneakers, che sia con le borchie, glitter, stampata, tinta unita, insomma, se anche voi come me siete in giro dalla mattina alla sera tutto il giorno ininterrottamente, avete bisogno di velocità, va bene anche questa. Poi ancora conservate, acquistate o non buttate via dall'armadio, sicuramente, perché lo ritroveremo anche nell'autunno inverno, il biker, da indossare col semplice jeans skinny in questo caso, o con degli abitini per renderli meno romantici, se vogliamo. Passiamo agli out, e qui sono note dolenti, nel senso che so di dare un dispiacere a molte donne, perché il plateau per noi della moda è assolutamente inguardabile. A meno che non abbiate spettacolini di burlesque da fare dentro casa, prediligete altezze un po' più basse, nel senso, invece del tacco 12 e 14 con plateau 4, scendiamo dall'altezza e andiamo su un tacco 7-10, va bene allo stesso modo, vi assicuro, è molto più elegante e chic. E poi assolutamente vietato e out il tacco 12 di giorno. A meno che non abbiate una colazione da fare, non siate delle business woman e quant'altro, va benissimo una scarpa dal tacco molto più basso. Spero di avervi aiutate, ragazze, alla prossima puntata, ciao!